Amici di Cultura Pop, buongiorno e bentornati a questa nuova puntata di Legomania. Come state innanzitutto? Spero bene e direi che possiamo cominciare a parlare di quel signore che vedete in immagine. È un set, che dire, mostruoso. Fate conto che è il quarto in classifica per numero di pezzi e prosegue la linea dei, se vogliamo chiamarle così, modulari che venne inaugurata in occasione dei set per il film del Ninjago Lego Movie con appunto Ninjago City. Il set era il 7620 o qualcosa del genere. Comunque trovate tutte le informazioni nell'articolo su Cultura Pop con il quale abbiamo presentato la puntata di oggi e al quale vi rimando per un po' di curiosità, informazioni, eccetera. Nel frattempo c'è stato altri due set, o uno e mezzo che dir si voglia, uno che rappresenta il porto di Ninjago City, realizzato con la tecnica appunto del modulare, cioè si può agganciare al precedente e a questo che è il successivo. Vi metto anche la mano per farvi vedere le dimensioni dell'oggetto. Ha messo a dura prova la mia lightbox, devo dire. Accanto al porto, ai docks, Ninjago City, si può affiancare la nave del destino del maestro Wu, classica pagoda cinese molto bella. E adesso questo non è più Ninjago Movie, ovviamente, ma è uno dei set, come si vede dal logo qua in basso. Dopo con le altre camere proviamo a inquadrare meglio. È uno dei set che celebra il decimo anniversario della messa in onda della serie animata Ninjago, appunto. Le minifigure sono tantissime: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 17 in realtà perché uno è un mecha, è su tre livelli, ovviamente separabili tra loro per poterci giocare meglio. Non oso muoverlo perché ho paura di abbattere qualcosa. I pezzi sono tantissimi, sono più di 5.000, adesso non mi ricordo quanti, ma veramente tantissimi. Quindi è probabile che questa costruzione andrà avanti per qualche puntata di Legomania. Direi che bando alle ciance, cambiamo inquadratura e proviamo a farvi vedere il set un pochino più in... Mamma mia, quanto pesa! Aspettate che giro. Mamma mia. Qua vediamo i dettagli che potremo trovare all'interno dei vari ambienti e le varie unità abitative, perché come vedete è come se fossero tanti mini appartamenti, così forse si vede meglio. Vedete, sono tanti locali uno sull'altro in stile cataste di Ready Player One. Ci sono alcuni dettagli, ci sono dei poster intercambiabili, c'è un gioco che adesso proverò a farvi vedere cambiando telecamera. Ci sono dei passaggi nascosti, dei poster intercambiabili, delle scale mobili, è tutto molto bello. Adesso torno un attimo dall'alto perché devo sfilare la scatola da lì e non voglio dar fastidio all'inquadratura. 1 hour later. Allora, le buste sono numerate da 1 a 26, ma in totale sono 43. Me le butto lì così vi fate un'idea e anch'io mi organizzo un po' il lavoro. La busta che contiene il manuale. Le dimensioni del set. Ve le spiega meglio del sottoscritto la lista dei pezzi contenuti. 1, 2 pagine, 7, 8, 9 e 10. 10 pagine di pezzi. Direi che per oggi non ci arriveremo mai, quindi li metto un attimo da parte. Metto anche da parte questa stampa, che conserverò gelosamente insieme al resto del set. Ah, oltre alle buste numerate, ci sono questi elementi sfusi che adesso finalmente hanno l'apertura facilitata, per cui non dobbiamo andare a tagliare per forza. Vediamo un po'. Qui c'è una sorta di planimetria didascalica che ci spiega che cosa troveremo nell'edificio una volta che l'avremo montato. Abbiamo l'isola del tempio, che è quella che vi dicevo prima della pagoda, appartamento tipico di un fan Ninjago, il ristorante Noodle di Chen, un altro appartamento tipico, questa volta tipico di uno studente, un giardino zen sul tetto, un museo di storia Ninjago, che è questo qua giallo. Sul tetto del museo abbiamo il giardino zen, poi abbiamo la zona ninja, poi abbiamo una stanza segreta, antenna satellitare, la sala comando dei ninja e alla base, che mi ero distratto, abbiamo un'isola con albero bonsai, abbiamo una sala da tè con un balcone, abbiamo un passaggio pedonale sopraelevato, abbiamo un negozio di gelati e poi, come dicevo, c'è il museo, la zona ninja. Museo di storia Ninjago, la zona ninja, una stanza segreta dove vedremo un po' cosa combinano e l'antenna satellitare.
Che dire, sono sempre più gasato da questo set, è bellissimo, è pieno di dettagli, anche se non è per niente finito, non si avvicina neanche a essere finito, ma sono davvero entusiasta. Siamo alla busta 8, alle buste 8 di 26, ce ne mancano ancora un po', di conseguenza non mancate ai prossimi appuntamenti con Legomania. Grazie di essere stati con me fino adesso, buona serata, grazie mille a tutti.